Amici di Discovery Endual, un saluto a tutti. Oggi vi presentiamo la nuova RR Beta Racing 300 2022 che, come da tradizione beta, viene presentata nell'autunno di ogni stagione, di ogni anno. La moto che vi presentiamo è una moto realizzata su piattaforma 2020 sostanzialmente, e la vera novità di questo modello 2022 è il motore. Motore realizzato con un nuovo cilindro e pistone in corsa corta, quindi un super quadro, e soprattutto la frizione che è stata realizzata con una molla a tazza regolabile su tre posizioni per renderla molto più fluida e fruibile. Essendo questa la versione racing del modello RR, monta le Kayaba 48 cartuccia chiusa, non ha il miscelatore, ha alcuni accessori di Ergal anodizzato, e diciamo sostanzialmente è un pronto gara. La moto ha dei comportamenti, diciamo, generali che noi ora andremo a raccontarvi, perché l'abbiamo provata e vi diremo e vi faremo vedere come reagisce e come va sul suo terreno naturale, che è la pietraia. Il motore del Beta RR 300 Racing mi ha colpito particolarmente, un motore molto pieno, e soprattutto mi ha colpito per le doti di coppia, perché è una moto quasi trialistica, quindi è una moto che ha un motore incredibile, tanta potenza, tanto a lungo, però allo stesso tempo è molto, molto presente sui bassi regimi. Complice una bellissima carburazione, perché il cane lavora bene, e soprattutto complice anche una frizione che lavora veramente da Dio. Quello che mi ha colpito particolarmente della RR Racing 300 è il comparto sospensioni. La ciclistica è ormai conosciuta, una gran moto da questo punto di vista, ma la Kayaba da 48 anteriore a cartuccia chiusa fa veramente la differenza. È una sospensione molto solida, con una grande dote di scorrevolezza, e che è molto sensibile ai pochi click e alle regolazioni che ho fatto per renderla adatta al mio peso e al mio gusto. Così come il mono, che ha reagito perfettamente ai pochi click di regolazione. Nell'insieme l'ho trovata molto molto equilibrata. Le sensazioni di guida della RR 300 Racing, mi sono trovato con una moto inaspettatamente maneggevole, ma allo stesso tempo solida. Ecco, non so come spiegare, è una moto che è molto piccola per come sono io di dimensioni, che sono 1,90 m, peso 90 kg, e pensavo di trovarmi su una quasi mini moto, perché guardandola ha veramente delle misure molto rastremate. Invece mi sono trovato su una moto solida, con una grande stabilità sul veloce, e chiaramente una velocità di inserimento sui curvoni, e una grandissima agilità sulla pietra. E ho notato anche, rispetto anche al modello standard, comunque questa racing, soprattutto con l'aiuto delle Kayaba, che si può guidare con uno stile quasi trialistico. Lo scalone, la pietra smossa, la discesa, non teme nessun tipo di percorso, e lo si percorre con grande sicurezza e con grande fluidità. Mi è piaciuta veramente molto. Un saluto a tutti, seguiteci sui nostri canali social, su YouTube, Facebook, Instagram, iscrivetevi ai nostri canali e seguite le nostre prove. Ciao!
We'll be right back.